Siamo lodati Gesù e Maria. Celebriamo oggi la solennità dell'Epifania, una festa bellissima che certamente rappresenta il momento culminante del tempo di Natale e del grande mistero che ormai da tempo stiamo celebrando tutti insieme. L'Epifania è il giorno dell'adorazione, abbiamo sentito i magi che si prostrano e si adorano. Sapete che al termine delle messe dell'Epifania c'è il gesto dell'adorazione di Gesù bambino. Quest'anno lo faremo in una forma un po' particolare, che poi vi dirò chi vuole, insomma, perché siamo costretti a farlo così. Ne parleremo dopo. Adorazione che sgorga da un cuore grato, che riconosce un infante, un bambino, pensate che significa piegare le ginocchia a un bambino, un membro della nostra razza umana, uno di noi, Dio che si fa presente, Dio che si unisce a noi, senza volere neanche potere dopo l'incarnazione più distaccarsene, Dio che ci parla, Dio che ci avvicina, Dio che ci ammaestra, Dio che ci spiega, ci rivela, ci guida, Dio che paga i nostri debiti, Dio che estingue i nostri conti, Dio che spezza le nostre catene, ci libera da ogni schiavitù, distrugge il gioco del male, spolverizza la sbarra dell'infernale aguzzino, apre le porte del cielo, ci offre la chiave della felicità, ci dona l'incanto della pace, ci porta alla gioia, ci ridona la vita. Un bel sospiro. Tutto questo e molto di più è quel bambino che smosse i grandi del suo tempo. I magi erano potenti, erano grandi uomini, erano persone molto molto importanti. Non è che i magi ci avessero molto da invidiare al presidente degli Stati Uniti o della Russia, quindi non erano gli ultimi arrivati. Ecco. Eppure smossero mezzo mondo, valicando monti, guardando fiumi, affrontando lunghi, scomodi, costosi e pericolosi viaggi, consultando sapienti e saggi astronomi per decodificare questo astro misterioso ma reale, storicamente documentato, che li portò alla stalla di Betlemme. Quindi furono capaci di seguire quest'astro, di scorgerne il sorgere, di seguirne la rotta. Questo appunto riportava non in una reggia fastosa, ma in un'umilissima e fatiscente stalla. Ne abbiamo già parlato in qualche altra omelia. Chi va a Betlemme se ne accorge. Quella era una stalla che fu la sconcertante e sorprendente abitazione scelta dal Re dei Re e Signore dei Signori per introdursi nella vita del pianeta Terra. Tutto questo, in sintesi, è la grande festa dell'Epifania. Ora, in linea, diciamo così, con, voi sapete che ogni anno, per grazia di Dio, mi viene in mente una linea, diciamo così, un filone da seguire per il tempo di Natale, che comincia con Natale e finisce con l'Epifania, no? Quest'anno c'è stata questa grande domanda, doverosa domanda, ecco, che ci rifacciamo anche oggi. Chi è Gesù per me? Cioè, di fronte a tutte quante queste reazioni, i pastori, i magi, i gesti che compiono, io non posso non richiedermi chi è Gesù per me. La risposta che si dà a questa domanda, l'abbiamo già visto, è quella da cui dipende non soltanto la nostra sorte ultraterrena, ma anche la nostra vita terrena, perché non si vive allo stesso modo con o senza Gesù. Non è una presenza poco rilevante, è una presenza che cambia tutto. Ora, quanti credono davvero? E dobbiamo chiedercelo anche noi, me lo devo chiedere anche io, non c'è nessuno esente da questa domanda, che davvero Gesù è il figlio di Dio. E quanti sono disposti a verificarlo sinceramente, confrontandosi profondamente con le piccole e grandi scelte della vita? È davvero il Signore, come dice San Giovanni, nei fatti e nella verità, o solo a parole con la lingua? Questo è un testo della prima lettera di San Giovanni, una citazione. Ecco, come sempre in tutte le cose, le verifiche si fanno su fatti molto molto concreti che riguardano noi e sono un confronto, diciamo così, in generale con l'ambiente, con la cultura, con il clima in cui viviamo. Per esempio, come hanno trascorso
il tempo di Avvento, molti fedeli battezzati, non solo quest'anno, forse io non sono molto pratico, non so, ci sono state un po' di limitazioni coatte, imposte, ma negli anni passati quanti si sono preparati bene a Natale? Cioè, il motivo per cui la Chiesa si faceva vedere l'Avvento, siccome i tempi forti, poi verrà la Quaresima, è la preparazione, perché le cose importanti vanno ben preparate, non c'è niente che si improvvisa. Quindi la prima cosa nel tempo d'Avvento per un battezzato è: prepariamoci al Natale, poi c'è anche tutto il resto. Quindi con la preghiera, col silenzio, col contatto sacramentale. Oppure ore e ore e a spendere soldi e soldi, appresso a compiere, inutili bellette, estenuanti maratone, sfiancanti per preparare cenoni e pranzoni. Lo so che questi sono discorsi che possono sembrare, come dire, un po' retorici, ma sono fatti molto molto concreti, molto reali. Quanti fedeli durante le festività di Natale, io lo so con certezza perché conosco persone che vivono così, trascorrono ore e ore nelle tradizioni laiche e nei giochi, non so se li conoscete, si fanno anche a Sermoneta, di Natale, leciti alcuni, non so, la tombola penso che si possa fare, altri un po' meno, d'accordo, perché, cioè, non so se voi conoscete, io conosco gente che sotto le vacanze di Natale va in giochi d'azzardo, ma belli d'azzardo, insomma, nel senso che si alza dal tavolo, può darsi un pochino storto, insomma, no? Tutto questo senza magari neanche trovare il tempo di riservare un'ora al Signore, manco nel giorno di Natale. Voi sapete, queste feste sono, come dire, se ci si mette a pensare, fonti di un po' di tristezza per i parroci. Cioè, i parroci pensano sempre, dice, ma viene meno gente in chiesa perché sono andati dai familiari che non stanno in parrocchia, quindi sicuramente sono andati a messa in qualche altra parrocchia. Il problema è che tutti quanti i parroci pensano questi, quindi questi parenti delle altre parrocchie staranno in qualche parrocchia supersonica, perché pare che questo sia un problema generalizzato, perché noi parliamo. Io penso che i miei parrocchiani sono andati a messa a Ponte Nuovo perché c'erano i parenti nella bassa. Il parroco di Ponte Nuovo pensa che i suoi sono venuti a messa a Sermoneta perché c'hanno i parenti nella alta o alla Dinascalo. Però se andiamo a parlare io, il parroco di Ponte Nuovo e della Dinascalo, quanta gente c'era a Natale? Un terzo rispetto al solito, dico inversione di tendenza rispetto a qualche anno fa. Ma queste cose non sono cose, cioè, io cerco sempre di mantenere uno stile un po' leggero, perché sapete, c'è qualche sano maestro che dice che a volte l'ironia è un bel antidoto alla follia o alla disperazione, insomma. Quindi se ride per non piagne, dicono a Roma, ecco. Però queste cose bisogna pensarci. Come potrebbe, scusate, una persona, io me lo chiedo non soltanto da parroco e da sacerdote, ma anche da cristiano, ma anche da uomo. Io dico, ma tu come fai a dire che credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio se avessi trasposto le feste così? Ma come fai a dire una cosa di questo genere? Cioè, io penso che un uomo deve anche essere un minimo onesto con se stesso, no? Non si può raccontare le balle in questo modo proprio così grossolano, palese, evidente, no? Quanti sono i cristiani, per esempio, che prendendo sul serio la divinità di nostro Signore Gesù Cristo approfondiscono con gioia, costanza, perseveranza la conoscenza, per esempio, almeno del Vangelo? Io ricordo, è andato via Don Pierpaolo, quando andai a trovare la prima volta Don Pierpaolo, tanto tempo, nella sua parrocchia di Acerenza, sulla porta della chiesa aveva scritto una frase di Papa Francesco, ha detto: se volete fare contenti il Papa, leggete il Vangelo e approfondite il Vangelo, d'accordo? Perché i parroci si devono inventare qualcosa, siccome Papa Francesco pare che sia molto amato, e se lo dice il Papa può essere che a qualcuno gli viene un po' di voglia di aprire il Vangelo. Ma non funziona manco Papa Francesco, guarda, cioè, è un problema. Io dico, ma scusatemi, cioè, Dio è venuto sulla terra come uomo a parlarci con voce umana, perché se dice, ma chi lo sa, il nostro Signore si capisce quello che dice, che non dice, l'Antico Testamento parlava coi fulmini, oppure i mistici dicono che parla nel silenzio, uno deve fare silenzio, la preghiera, me ci capisco, non lo sento, non... T'ha tenuto a parlare, c'è qualcuno ce l'ha pure lasciato scritto quello che ci ha detto, ma lo vuoi sapere? Come facciamo, no?
I primi cristiani, non so se altre volte ve l'ho detto, si narra che i Vangeli li conoscevano a memoria, dalla prima all'ultima sillaba, a memoria, anche le persone analfabete, cioè analfabete nel senso non colte, non, che non conoscevano, non c'erano laurea, sapevano leggere e scrivere, ma il Vangelo se lo imparavano a memoria. Insomma, dico, ma non dico tanto zelo, magari, se ho imparato tutto il Vangelo a memoria, ecco, faccio un monumento, però dico, ma da questo a zero quasi assoluto, al disinteresse glaciale, insomma, ci passa un po', no? Vogliamo ancora a lungo, riflessioni da parroco sempre un po', pur in presenza di tante cose dolorose che tuttora stiamo vivendo e che bisogna interiorizzare e metabolizzare, continuare con la storia, cioè io sono 16 anni e mezzo che sono prete e ancora da più tempo che sento questa storia, e io sono cattolico ma non pratico. Sono i cattolici non praticanti, quindi i credenti non praticanti. Quindi credere in Dio, io credo in Dio, ma non credo nella Chiesa e nei preti. Non so se hanno fatto anche voi questi discorsi. Quindi prego Dio a casa mia, d'accordo? Altre filastocche, trite e ritrite, quindi ripetute come tristi cantilene. Ormai io ho una cinquantina d'anni quasi, mi sa che più o meno, ecco, dalla data di nascita di queste canzoncine, insomma, più o meno hanno sta età. Cioè, immagini, hanno girato mezzo mondo per andare ad adorarlo, no? Cioè, mezzo mondo. Siamo ancora capaci di fare due passi, no? Due, per entrare nella chiesa del quartiere, a dirgli almeno ciao, no? Nella perpetua capanna. La capanna c'è la perpetua, Gesù, c'è il tabernacolo, no? O no? Ecco, queste sono un po' di domande un po' provocatorie, d'accordo? Però il segreto della conversione, tra qualche domenica sarà una bellissima domenica della conversione, è lasciarsi provocare dalle domande giuste, senza avere paura di essere smascherati da qualche domanda, diciamo, un po' pungente. Perché la nostra coscienza ci parla se l'ascoltiamo. Se noi non ci lasciamo un pochino provocare, quel grande mistero, di cui stasera ci ha parlato l'Apostolo Paolo in termini meravigliosi, rimarrà sempre un mistero del tutto sconosciuto, quindi non apprezzato, non vissuto, fino ad essere reso vano dalla trascuratezza e indifferenza umana. Non c'è niente da fare. E un altro Natale sarà passato in vano, poi. E un'altra Epifania passa in vano. Ce ne saranno altre ancora? Speriamo. Ma sapete che nessuno può esserne sicuro. Sapete che i padri della Chiesa dicevano il tempo propizio per la conversione è l'oggi, perché nessuno ha l'assicurazione. Non fate gesti apotropaici che non si fanno in chiesa, ma nessuno ha l'assicurazione che domani mattina si sveglia. Non credo che qualcuno sia sicuro. Pensiamo, d'accordo, ma chi ce l'ha detto che domani mattina ci svegliamo? Ecco, il dolore del festeggiato dinanzi all'ingratitudine umana è certamente grande, d'accordo? Dinanzi all'ingratitudine e all'indifferenza, grande perché gli dispiace per noi. Ma assai più grandi sono i danni che da tale trascuratezza esecrabile vengono a noi, così tanto amati dal Signore. Vedete, i bambinelli hanno le braccia così, anche i bambinelli, no? Poi in croce lo stesso, le braccia stanno così, dovunque lo metti il nostro Signore, nella mangiatoia, in croce sta sempre con le braccia così. Quindi, come stanno? Stanno spalancate, sempre pronte. Lui non c'ha mai remore ad accoglierci. C'è bisogno di qualcuno che con le braccia si getti. Quindi affrettiamoci a gettarsi in esse prima che Dio non voglia sia troppo tardi. Gesù riserva carezze e abbracci a chi si affida a Lui. Ecco. E dentro l'amore poi certamente piano piano ci parla, ci corregge, ci guida, ma prima è sempre una carezza e un abbraccio. L'unica condizione è andarlo a prendere e dirgli la voglio Gesù mio. Ti voglio come mio re, ti voglio come mio Signore, ti voglio come mio Dio. Abbracciami Gesù, c'è un canto bellissimo, diciamo come ritornello. Ti prego, abbracciami Gesù, c'è tanto freddo intorno a me. Che il nostro cuore te lo possa dire prima ancora con i propri affetti e desideri, prima di dirglielo con le parole della nostra labbra. Siamo lodati Gesù e Maria.